Buonasera a tutti amici e ben ritrovati ad Orgoglio Granata del venerdì. Anche questa settimana tantissimi i temi, ma andiamo subito a vedere i titoli nel nostro sommario. Bentornati ad Orgoglio Granata del venerdì. Partiamo subito con i titoli di oggi. Scende in campo domani alle 20:45 contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il Toro cerca la prima vittoria del 2023. In occasione di Fiorentina-Torino, due libri narrano aneddoti delle curve sorelle, la Maratona e la Fiesole. Conosciamo meglio la Biblioteca Granata. Il forte gemellaggio tra Torino e Fiorentina, il racconto dei tifosi passando per ricordi ed emozioni. Ancora una vittoria in casa per la primavera di Scurto. I Granata vincono 2-0 contro la Sampdoria, raggiungendo la Roma prima in classifica. Partiamo subito dalla sfida di domani sera perché il Toro giocherà a Firenze all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Una sfida importante anche per il gemellaggio che lega queste due tifoserie. Ricordiamo però che il Toro è alla ricerca della prima vittoria del 2023. Ne parliamo questa sera con Matteo Possamai, direttore InfoBet Live. Ciao Matteo. Ciao Lucrezia, grazie mille, un saluto a te e ai telespettatori. Con l'opinionista sportivo Vittore Gaetini, ciao Vittore. Ciao Lucrezia, buonasera a tutti. Poi avremo dei collegamenti anche da Firenze, ma ve li svelo nel corso della puntata. Allora, il Toro e la Fiorentina, due squadre importanti, un gemellaggio che dura da più di 50 anni, ma la Fiorentina arriva dopo la partita contro la Roma, diciamo che ha perso in casa appunto dei giallorossi, il Toro purtroppo perde contro lo Spezia. Matteo, cosa possiamo aspettarci da questa partita contro la Fiorentina? Allora, sono due squadre che hanno fame entrambe, hanno fame e voglia di tornare a vincere. La Fiorentina ha perso a Roma, sì, giocava in 10, è stata sicuramente una partita diversa rispetto a quella del Toro, lo Spezia. Il Toro ha e deve avere molta più fame della Fiorentina. Non è facile ovviamente giocare al Team Franchi, sono due squadre che si equivalgono, lo dice la classifica, lo dicono i gol fatti, lo dicono i gol subiti, lo dicono gli andamenti, quindi due squadre molto simili. La Fiorentina ha sicuramente più tecnica, questo è doveroso dirlo. Il Toro, dopo questo filotto negativo, molto negativo, visti gli avversari, deve assolutamente mettere in campo quantomeno un'ottima prestazione. E poi il risultato deve essere una conseguenza. Vittore, un risultato che deve essere, come dice Matteo, una conseguenza, un risultato che dovrebbe essere anche positivo, perché la vittoria del Toro manca da quel famoso Torino-Sampdoria del 9 novembre. Sì. Diciamo che intanto per fratellanza, forza viola e forza Vecchio Quel Granata, di sicuro, su questo non si discute, però ci serve un risultato di ottimismo, ci serve un risultato che ci riporti un attimino, che porti un po' di tranquillità, perché le ultime partite sono state deludenti, e quindi serve se non per la classifica, per il morale, per cui bisogna cercare di ottenere una prestazione convincente al di là del risultato. Hai fatto bene a ricordare di questo grande gemellaggio tra le due tifoserie, l'abbiamo detto, un gemellaggio che nasce nel 1969. Queste due curve, la curva Fiesole e la curva Maratona, sono sempre state molto legate e immaginiamo già domani sera quando i tifosi del Toro entreranno nel settore ospiti dello stadio Artemio Franchi, sicuramente la curva Fiesole li omaggerà con qualche striscione e comunque con il consueto coro Torino estate resterà Granata. Ma abbiamo chiesto a un esperto di curve, Depaz, che è un grande tifoso granata, lui vive all'interno della maratona, porta anche la maratona con sé a casa e in trasferta, sarà domani a Firenze e gli abbiamo chiesto un po' di raccontarci tutto ciò che sono i suoi ricordi della curva Fiesole e della curva Maratona. Fratelli Sole Granata, buonasera. Finalmente domani si parte direzione Firenze. Speriamo sia un bellissimo weekend. Io sono super carico e sono super pronto. E speriamo che anche il nostro Toro ci porti a casa i benedetti 3 punti che non arrivano da un po'. E quindi diciamo tutti insieme un bel forza Toro per iniziare il video. E per me Firenze è sempre stata la trasferta per eccellenza. Mi ricordo ancora che quando avevo quasi 18 anni mio padre mi regalò il mio primo biglietto e mi portò a Firenze. Purtroppo un giorno per noi indimenticabile perché fu il giorno che ci sbagliò il rigore del 3-2 e quindi non andammo in Europa League.
Purtroppo quel viaggio di ritorno non me lo dimenticherò mai perché ero triste, piangevo ed è stato un ritorno bruttissimo per me e per tutti noi tifosi Granata giunti da Torino. Per quanto riguarda il gemellaggio, io posso dire dal mio canto, dai miei 25 anni, dalle mie esperienze, soprattutto di essermi sempre trovato alla stragrande a Firenze, sono sempre stato accolto come uno di loro, ne hanno sempre regalato sciarpe, magliette, e ne hanno sempre offerto di tutto e veramente per me sono dei fratelli con la F maiuscola. Altri dicono che i gemellaggi non ci hanno mai creduto, altri dicono dopo l'episodio di Marcos Alonso che ci ha fatto le corna sotto il toro, nell'esultanza, sotto la curva, oppure del fallo di Milenkovic a Belotti che ci riempirono di insulti sui social, e altri invece come me ricordano che è da 40 anni ormai che c'è questa grandissima amicizia e questa, soprattutto, diciamo che è nata nella grandissima rivalità che abbiamo contro la Juventus. Per cui cosa posso dire? Io saluto tutti i miei amici di Firenze e ci vediamo domani per questo weekend insieme. E ragazzi, saluto anche tutti voi della trasmissione, un saluto, un abbraccio e sempre Forza Toro, dai! Avete sentito ragazzi quanto sono belli questi ricordi? Chiedo anche a te Matteo se c'è qualcosa che vuoi raccontarci su questo gemellaggio. Ma sicuramente fa sempre piacere quando puoi andare in trasferta, come in questi casi qua, vedere la Fiorentina, vedere il Toro, c'è un clima di festa che poi devono essere i valori dello sport, poter chiacchierare, parlare in maniera positiva, serena con i tifosi della squadra avversaria. Firenze ha sempre accolto i tifosi del Toro in maniera stupenda, viceversa i tifosi del Toro in quella della Fiorentina, quindi è sempre un bello spettacolo anche assistere allo stadio in queste partite, è molto divertente, piacevole, ci respira un bel clima, poi sul campo che vinca sempre il migliore, ci mancherebbe. Vittorio, sono sicura che anche tu hai tanto da raccontarci di qualche trasferta all'Artemio Franchi o di qualche partita tra Torino e Fiorentina vista dalla maratona. Bah, sì, è sempre una sfida affascinante perché comunque va al di là del calcio. È chiaro che il risultato poi, beneficenza non la si fa, quindi si auspica di andare a vincere, si auspica sempre di fare un risultato positivo. Però è un gemellaggio che non può, non deve morire. Tu sai anche che durante le nostre live di Tafferugli Granata, dietro la mia schiena campeggia una maglia di Nicola Berti, la seconda maglia della Fiorentina, vicino alla maglia di Silenzi. Quindi un gemellaggio che anche nel cuore nostro, quando ci rapportiamo con i fratelli Granata, quando ci rapportiamo col mondo che segue il Toro, comunque la Fiorentina è un caposaldo. Poi al di là del fatto che, ripeto, si va a giocare, si va a vincere, si va a cercare di fare il risultato che ci serve, però quello è nel cuore. Assolutamente, tra l'altro affronteremo la Fiorentina anche in Coppa Italia perché il 1° febbraio si giocherà sempre all'Artemio Franchi questa sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ricordiamo che il Toro ha vinto a San Siro contro il Milan con gol di Adopo e assist di Baye. Chiedo a Matteo se sei contento di affrontare la Fiorentina o era meglio la Sampdoria. Beh, ovviamente inevitabilmente per i valori sia di singoli che di squadra sarebbe stato decisamente meglio incontrare la Sampdoria. Tuttavia, era anche utopia pensare che quella Samp potesse sbancare il Franchi e andare a vincere quell'ottavo di finale di Coppa Italia. Ci aspettano due partite con la Viola, ravvicinate. Capita abbastanza frequente questo incontro, no? Talvolta capita, quindi vanno affrontate due con la massima intensità, 12 giorni di distanza tra le due, quindi diciamo che la prima può essere un test per poi far bene la seconda. Diciamo che preferirei più far bene in Coppa Italia che in campionato, visto un po' quello che per come sta andando il campionato del Toro, e perché no? Regalarci una semifinale sarebbe davvero tanta tanta roba. Vittorio, ti aspetti un cambio, diciamo, di schieramento da parte di Juric tra la partita di campionato contro la Fiorentina e quella di Coppa Italia? Pensi che farà un po' di turnover? Ma alla fine penso di no, perché comunque la coperta è corta, i giocatori sono quelli e comunque Juric se la gioca in campionato, andiamo a giocarcela in Coppa. Certo sarebbe bello poter superare l'ostacolo Fiorentina, andremo poi
Nei quarti andremo poi a fare semifinale, a sbattere contro, voglio dire, abbiamo visto l'altro giorno, l'altra giornata di campionato, contro la Juventus, il Napoli, che cosa riesce a fare. Quindi diventerebbe ostica e sarebbe comunque, però è bello, dopo tanto tempo sarebbe bello comunque andare avanti. Ricordiamoci che adesso a memoria, non vorrei sbagliare, c'è l'ultima vittoria in Coppa Italia del Toro Firenze nel 2008, se non sbaglio, con rete di Bianchi, non vorrei dire una stupidaggine, mentre per trovare una vittoria del Torino in campionato dobbiamo ritornare al 1976 con una rete di Ciccio Graziani al 78esimo, vittoria per 1-0. Quindi sarebbe tanta roba. Più che altro sono tre trasferte di fila, no? Faltava fa Fiorentina Empoli e poi di nuovo Fiorentina. Magari non si può aspettare un turnover, non è con l'Empoli se proprio dovessimo azzardare ad un turnover in vista della Coppa Italia, ecco. Certo, assolutamente Matteo, ti chiedo un po', sai che noi guardiamo molto anche i social, le reazioni social dei nostri ragazzi, come può arrivare un giocatore come per esempio Vlasic, che non è italiano e che non sa un po' la storia di tutto questo, di questo gemellaggio, come può arrivare a questa sfida? Perché io immagino un Alessandro Buongiorno, tifoso, che comunque sa perfettamente cosa rappresenta questa partita, che io definirei la partita con appunto l'articolo maiuscolo, ti chiedo cosa può insegnare questo gemellaggio a un giocatore che non è appunto italiano. Allora, mettiamola così, Buongiorno sicuramente, essendo un giocatore del Vivaio che ha visto per tanti anni la maglia granata, conosce l'importanza di questa partita e anche partite particolari, mi viene in mente il derby e così via. Purtroppo c'è da dire una verità, invece i giocatori che vengono da fuori non capiscono l'importanza di queste partite. Queste partite come la Fiorentina, come il Derby, che sono molto distanti tra di loro, ma comunque due partite significative per i tifosi Granata. Purtroppo questi giocatori che vengono da fuori non lo capiscono, perché ci vuole qualcuno che nel momento in cui arrivano gli spieghi l'importanza di questa tipologia di partite. Se non gli viene spiegata, per loro sono partite come le altre. Mi viene in mente quel famoso Fiorentina-Toro dove noi giochiamo in qualificazione. Nessuno capiva l'importanza di quella partita, mi viene in mente, ma banalmente anche guardiamo anche la Fiorentina, quel quadrado lì contro di noi aveva fatto disastri in quella partita e Montella poi decide di sostituirlo al 45esimo. Quindi né dalla nostra parte né da loro si capisce l'importanza di questa partita, ci vuole qualcuno che quando arrivino a Torino questi giocatori qua gli spieghi cosa vogliono dire determinate partite. Vittore, vedo che sei d'accordo con le parole di Matteo Possamai. Sì, mi viene da, sono d'accordo e più che d'accordo, ma mi viene da sorridere perché se penso a quanta poca cultura ci sia di quello che è il toro, della storia del toro, di quello che rappresenta nel cuore dei tifosi, nella squadra stessa, nella sua storia, nell'essere, esserci vivo ancora, nonostante tutto e nonostante la morte del 2005, perché diciamo che, ricordiamolo, che è stata una resurrezione in qualche modo. Bene, questi giocatori non conoscono e non sanno nel momento in cui mettono sulla pelle questa maglia, al di là della retorica, che cosa significhi la maglia granata, a livello di storia, filosofia e vita di tutti i giorni, di modo di intendere lo sport anche con questa maglia addosso. Quindi bisognerebbe spiegarglielo. Certo, però per fortuna abbiamo visto come il nostro caro amico Depaz, che è anche un giovane tifoso, ricorda comunque quanto fa essere tifoso Granata e quanto anche attraverso i social lui mostri il suo spirito del toro. Matteo diceva, secondo lui turnover un po' con l'Empoli, ti aspetti magari qualche giovane in campo? È più probabile, sì, sicuramente, come dicevamo, un turnover con l'Empoli piuttosto che con la Fiorentina, dal momento che appunto ci sono 12 giorni di mezzo e una partita. Il Toro, come sappiamo, ha una coperta molto corta, di conseguenza grandi cambi non possiamo vederli all'orizzonte. Lo dicevamo, bisognerebbe lanciarli questi giovani, anche perché mi viene in mente la partita di domenica con lo Spezia, perdere per perdere, io piuttosto perdo con 2, 3, 4 giovani in campo. Per perdere con quelli che sono definiti giocatori esperti, senatori, eccetera, eccetera, piuttosto butto dentro due o tre giovani che sicuramente hanno un fattore in più rispetto agli altri, la voglia di dimostrare. E quindi magari in queste partite potevamo fare la differenza. Speriamo succeda da qua a fine anno, o di lanciarne qualcuno, vediamo anche con la primavera che sicuro ci darà un grande aiuto.
State anticipando tantissimi temi della serata perché parleremo della primavera, apposta, esatto, ma i nostri telespettatori lo sanno perché hanno sentito bene i titoli del nostro sommario. Io vi ricordo anche il numero WhatsApp per interagire con noi al 392 022 80 20, mi raccomando, mandateci dei messaggi, non le chiamate WhatsApp, le leggeremo comunque in diretta e vorrei sapere anche i vostri ricordi legati a questo grande gemellaggio tra Torino e Fiorentina e soprattutto che cosa vi aspettate e diciamo se sono contenti di aver trovato la Fiorentina anche come avversaria in Coppa Italia. Vittorio, ti chiedo, ti aspetti tanti tifosi allo stadio? Ma io credo che una partita come quella con la Fiorentina, al di là che questa sia comunque una trasferta, meriterebbe uno stadio pieno, perché questa è una partita sul campo sicuramente, ma è di nuovo un momento di fratellanza dove dovremmo condividere. Io ricordo partite anche a Firenze con la sciarpa viola, con la tranquillità di circolare, dove non si parlava di violenza negli stadi, dove non si parlava di problematiche, ma si parlava solo di gente che insieme guardava la partita al di là del risultato, condivideva dei valori. Non vado oltre perché Torino e Fiorentina, i tifosi del Torino e della Fiorentina condividono sicuramente un valore che è quello ovvio che sappiamo tutti, e per cui dovrebbe essere una grande festa, proprio la festa. Poi chiaro, si spera di vincere. Certo, stiamo vedendo anche delle immagini, grazie alla regia, di appunto la curva Maratona con delle bandiere della Fiorentina. Intanto ci state già scrivendo un sacco di ricordi legati a questa sfida e molti dei nostri tifosi ci parlano di qualche giocatore in particolare. Ad esempio, Vittorio, so che hai qualcosa da raccontarci su Ciccio Graziani. Ciccio Graziani, al di là dei tanti ricordi che Ciccio ha lasciato nella storia del Toro, nella storia, a parte qualche rigore sbagliato, però è stato l'ultimo marcatore del Toro, ultimo nel senso dell'ultima vittoria del Torino a Firenze. Vediamo anche perché l'immagine di Ciccio. Anche perché Ciccio, il mitico Ciccio, che adesso facendo l'opinionista non è proprio sempre buono col Toro, ma noi ti perdoniamo Ciccio perché insomma capiamo. E la Fiorentina, nelle ultime siamo a oltre le 30 partite nelle quali praticamente la Fiorentina è imbattuta, dicevamo, dal 76, e sono molti, praticamente la maggior parte, i risultati di segno pareggio 1-1, quelli con più frequenza in questa partita. E l'ultimo fu nel 2021 con la 20ª giornata, sì, col gol di Ribéry. Ma questo dopo l'hai anticipato, ma dopo ne parliamo. Benissimo, perché benissimo. Ovviamente sanno i nostri telespettatori che abbiamo il nostro match report con poi tutti i bilanci legati a questa sfida. Ti chiedo, Matteo, se nella formazione di oggi, nella rosa di oggi di Ivan Juric, manca un giocatore come Ciccio Graziani. Sicuramente, senza proprio un bia di dubbio, manca un attaccante, manca un giocatore che butti dentro la palla, manca un giocatore banalmente che abbia i movimenti nella prima punta, che attacchi la profondità, che si sposti, che provi a lottare. Mi viene in mente molti duelli aerei, quasi tutti, e Sanabria li perde. Poi è vero che quando siamo bravi, quando siamo in giornata, recuperiamo le seconde palle, no? Juric domenica l'ha detto, loro ci hanno battuto tanto dal punto di vista sulle corsie, ha notato anche il fatto che se noi non siamo al 1000% noi non vinciamo. E questo è un dettaglio importante, c'è una frase che va analizzata bene, perché significa che i giocatori sono quel che sono, cioè mediocri, e tu fai risultato o quantomeno fai un'ottima prestazione solo se spingi al 1000%. Ci sono altre squadre invece, sempre in quella zona di classifica, che magari possono permettersi di non essere al 100%, ma hanno quella qualità che anche partite con Verona e Sanitana comunque riescono a portartela a casa. E quella è la differenza se vuoi fare il salto di qualità. Certo, Matteo, hai fatto bene a ricordare anche le parole di Juric post partita contro lo Spezia di domenica, ma io vi ricordo anche quello che ha detto in conferenza stampa nel prepartita, dicendo che era un po' preoccupato per quella sfida perché c'erano stati davvero tanti impegni nella settimana. Ora abbiamo nuovamente tanti impegni perché ci saranno due partite di campionato e poi la Coppa Italia, tutto nella regione toscana, quindi Vittorio ti chiedo, anche qui Juric potrebbe essere poi molto preoccupato. Sì, ma Juric esprime preoccupazioni dall'inizio del campionato, dall'estate che ha continuato a lanciare segnali, poi è criptico e poi è provocatorio, e poi l'altra settimana al Philadelphia ha provocato ulteriormente con la storia dello stadio vuoto, con la storia del Philadelphia aperto, e poi ha continuato a provocare, poi siamo andati a Milano e si è vinto, poi cioè
poi arriviamo con lo Spezia, come ricordava Matteo, la squadra crolla perché comunque se non è al 1000 per 1000 non ce la fa, e comunque diciamo che i giocatori tra gli infortuni e tutto si cerca adesso di fare. Queste partite di nuovo, altro filotto, altro impegnative peraltro, perché comunque sono anche partite, l'Empoli anche è una l'Empoli, partita molto la squadra gioca, esatto. Gioca bene, ha un suo gioco strutturato, quindi tra l'altro la Fiorentina è una squadra molto muscolare sul centrocampo, sulle fasce, va a giocare, va a creare problemi proprio dove noi siamo deboli in questo momento con l'infortunio di Lazzaro. Quindi temo che Italiano troverà delle contromisure, ci creeranno grandi difficoltà, dovremo sopperire a questo con potenzialità fisiche, con sforzo, con un gioco che non so se noi riusciremo a fare. Sono partite di un certo peso, ma noi siamo deboli sotto questo aspetto. E lo dico mentre ci avviciniamo alla fine di gennaio, perché poi arriva febbraio e tu sai cosa c'è. Certo, assolutamente. Hai fatto bene a ricordare anche un po' le parole di Juric, e ti chiedo anche un'altra cosa. Gotti ha detto post partita domenica: abbiamo preparato la partita proprio sulle loro caratteristiche, quindi anche qui Italiano potrebbe comunque approfittarne. Juric, diciamo che si conosce un po' come gioca, il suo modulo, le sue manovre durante la sfida. Ma sì, guarda, l'avevamo anche detto. Preparato qualcosa sul gioco di Italiano? C'era, credo. Sì, c'era un po' di rischio, c'era del rischio sullo Spezia. Lo Spezia andava a lavorare, appunto, l'avevamo detto, sul centrocampo, sulle fasce, con i tagli. Noi che siamo stati in crisi, non siamo esistiti, è brutto dirlo, ma siamo stati molto sottotono per stanchezza. La Fiorentina di Italiano gioca come peculiarità con un pressing molto organizzato, aggressivo sulla fase di difesa, il possesso, verticalità. Abbiamo catene offensive, molto vanno sulle catene offensive laterali, quindi su quello dobbiamo andare a contrastarli, ma cercando di non farci contrastare noi, perché anche noi abbiamo un gioco forte. Loro hanno esterni che saltano l'uomo, noi no, tra un po' non abbiamo neanche più gli esterni, perché se continuiamo a farci male, quindi possiamo, ecco, come diciamo punto debole della Fiorentina, ma Juric lo sa, essendo loro sì muscolari, ma magari mancando lievemente sulla tecnica, potremmo sulla velocità, su quelle classiche triangolazioni del Torino, andare a trovare i buchi giusti, soprattutto con i Vlasic, con i Radonic, e il loro, come dire, uno dei loro rischi potrebbe essere quello di subire contropiedi, se noi fossimo in grado anche di fare un contropiede senza perdere tempo, perché a volte partiamo e poi vanifichiamo la manovra. Matteo Possamai più tardi ci racconterà un po' i numeri legati a questa sfida. Ti chiedo brevemente quali possono essere le qualità della Fiorentina che possono mettere in difficoltà il Toro. Sicuramente nel pressing alto noi possiamo andare in difficoltà, vista la poca tecnica che abbiamo dietro, tra Buongiorno, Gigi, eccetera, eccetera, soprattutto se non abbiamo l'attenzione di smarcarci in maniera rapida e far uscire subito la palla, e questa loro prima pressione può darci parecchio fastidio. Occhio a non farci illudere dalla vittoria che noi abbiamo fatto 4-0 contro di loro lo scorso anno, perché è vero che era Juric contro Italiano, ma gli interpreti nostri erano totalmente diversi, cioè c'era Mandragora in mezzo al campo, là davanti avevi l'ingrato, diciamo, Josip Brekalo, che però in quella partita fa due gol, di cui uno bellissimo, hai Praet là davanti, quindi hai un Singo che viaggiava, è un Voivoda che aveva un'ottima tecnica, il gol da quinto a quinto viene proprio in quella partita da Voivoda a Singo, era un Toro che girava in maniera diversa. Non è il solo Toro di quest'anno, quindi bisogna fare molta molta attenzione, perché sennò si rischia ulteriormente di non vincere neanche questa partita. Bisogna fare molta molta attenzione, ne parliamo ancora nel prossimo blocco, anche con in collegamento ospiti da Firenze, ma non solo, ci sono tante clip, vi aspettiamo a tra poco. Ben ritrovati con noi, amici Granata del Orgoglio Granata del venerdì. Adesso andiamo ad analizzare un po' più a fondo il gemellaggio tra queste due squadre. Stiamo parlando di Torino e Fiorentina, anche perché domani sera alle 20:45 si giocherà l'Artemio Franchi Fiorentina-Torino, e noi siamo andati alla Biblioteca Granata, che si trova in via Filadelfia, di fronte allo Stadio Filadelfia, a farci raccontare un po' come nasce questa biblioteca, ma siamo stati proprio in
occasione di questo gemellaggio perché ci sarà la presentazione di due libri molto importanti che parlano proprio del tifoso Viola e del tifoso Granata. Andiamo a sentire però prima le parole di Paolo Cisella, il curatore della Biblioteca Granata. Siamo con Paolo Cisella, curatore della Biblioteca Granata qui in via Filadelfia 29. Ti chiedo come nasce questo progetto. Sì, il progetto nasce da un'idea che parte già dal 2006 di Sabrina Gonzatto nel centenario del Torino, della nascita del Torino. E poi ho ripreso e sviluppato la biblioteca insieme ai soci di Toromio. Paolo, vediamo tutti questi libri alle tue spalle, i tifosi possono prenderli in prestito, leggerli? No, attualmente non sono ancora tutto completa, perché ci sono 370 libri più o meno sul Torino e qui ne abbiamo 170 e sono solo consultabili. Quindi quando ci saranno degli eventi, delle date che saranno a breve diramate, diciamo che è possibile passare qui in via Filadelfia di fronte al nostro tempio e si potrà consultare e poi soprattutto parlare di identità Granata. Questa settimana il Toro affronterà la Fiorentina, grande gemellaggio tra le due squadre. Ti chiedo se hai un ricordo, qualcosa da raccontarci su appunto le due curve sorelle, la curva Maratona e la curva Fiesole. Sì, è una cosa storica, sempre sin da ragazzino ho visto sempre allo stadio le bandiere sia Viola sia Granata. E anche qui voglio sottolineare che ci sarà il 28 gennaio, questo qui, già una presentazione di un libro con gemellaggio, perché avremo insieme Gheringhelli e Mungo, che hanno scritto due libri, uno proprio sulla curva Maratona, la nostra storia è già leggenda, e Mungo invece Parola a forma di Giglio. Ovviamente chi volesse passare da noi a portare un libro Granata, a partire dagli autori e da tutti i tifosi, noi siamo qui disponibili ad accoglierli. Grazie Paolo Cisella, che salutiamo. Vittore, una bella iniziativa aprire una biblioteca Granata dove i tifosi possono consultare tutti i testi del mondo che parlano di Toro. Assolutamente sì, ci voleva, hanno avuto l'idea, sono... come dire, un applauso, solitamente li facciamo gli applausi, quindi qua c'è da fare un applauso metaforico, perché troppo spesso il significato di quello che è il Toro rischia di essere perso, vanificato. Purtroppo non abbiamo, negli ultimi 20 anni, 25 anni, non è stata storia da Toro, e quindi tutto va vanificato per le nuove generazioni, gli anziani che se ne vanno, la memoria che si disperde. Quindi ben venga un progetto e una realtà come questa, davanti al Filadelfia. Certo, sono tante poi le iniziative della Biblioteca Granata. Matteo, chiedo anche a te un commento, perché sicuramente io e te siamo molto abituati ad utilizzare il web per le varie ricerche legate al nostro lavoro, ma avere anche la possibilità di sfogliare un libro che parla di Toro, secondo me è qualcosa di meraviglioso. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Pur lavorando online, sono uno che quando legge ama leggere la carta, e questa è un'iniziativa secondo me bella, bella, molto importante. Come diceva il Vittore, ottima idea, soprattutto averla messa in pratica, no? Che è la cosa più difficile delle idee, quindi tanto di cappello e ancora complimenti, dal momento che è importante portare avanti la memoria sotto determinati aspetti, quello che magari molti giovani o chi si affaccia a conoscere il calcio, che volete fare il Toro, non conosce. Portare avanti i racconti dal Grande Torino in poi, gli ultimi scudetti vinti, le coppe, tutto, la storia travagliata, mi viene in mente Ferrini, Meroni, perché no, tutte le disavventure ricevute, quindi massimo rispetto per la biblioteca, che invito tutti quanti ad andare a visitare. Tra l'altro mi è piaciuto molto, quando siamo stati a realizzare appunto queste interviste, il vedere diverse generazioni, perché c'erano anche dei bimbi, c'erano dei ragazzi con il papà, c'erano comunque associazioni anche all'interno della Biblioteca Granata. Chiedo a Vittore un commento, perché è lì che mi sta dicendo, vorrei dire qualcosa su questo argomento. No, perché Matteo mi ha fatto venire in mente una cosa, e ci tengo, approfittando di questi schermi, a dire una cosa estremamente importante a tutti i tifosi del Toro, a chi ci segue. Il Toro è una storia unica, nella storia del calcio, nella storia del mondo. Se parliamo di Superga, ci sono state altre tragedie. La Chapecoense, ad esempio, esattamente, il Manchester United, c'è un bellissimo libro, ultimo, uscito nella bibliografia Granata,
di pochi, poche, poche settimane fa. Però io invito davvero qualunque persona che abbia ragazzi, bambini, leggendo qualunque tipo di libro che parli già dall'origine del toro, da come è nato, da quando nasce il toro nel 1906, è una storia romantica, io la chiamo così, che dalla partenza, dagli antefatti, da quello che c'è prima, e lì ci porta poi a scoprire la storia del calcio a Torino, da Certo. Bosio in poi, ha un qualcosa che davvero fa venire i brividi, Fa i perché non brividi. è rappresentabile, non è, come dire, coglibile in altre storie, in altre situazioni, perché c'è chi ha vinto coppe, trofei, ma non ha quel tipo di storia da brivido. È una vittoria, è il fatto di poter dire abbiamo vinto, ma non è un qualcosa che ti può far venire i brividi. Assolutamente, certo, un'energia unica quella che accomuna poi anche questo gemellaggio tra la Fiorentina e il Torino, ma all'interno della Biblioteca Granata c'è un'importante associazione, ovvero l'Associazione di Toro Mio. Abbiamo intervistato il direttore Davide Pollano. Davide Pollano, presidente di Toro Mio, siamo qui alla Biblioteca Granata. Come nasce Toro Mio e quali sono gli obiettivi della vostra associazione? Sì, grazie. Toro Mio nasce da un'idea dell'amico e nostro attuale socio Luciano Cavagnero, che nel 2006 ha scritto questo libro, Se vogliamo, possiamo. Questo libro è il motto della nostra associazione, che ha per oggetto la partecipazione popolare nelle società calcistiche. Noi ci ispiriamo al modello tedesco, dove il 50% più uno delle quote sono in mano ai tifosi. E vogliamo che tramite questo passaggio riportare la partecipazione popolare e il radicare le società calcistiche nel legame territoriale col posto dove sono. Cioè noi siamo un po' contro quello che è il calcio marketing, noi vogliamo un calcio che sia radicato nel territorio e legato alla città e ai suoi valori. Come facciamo questo? Sostanzialmente in due maniere. Una che è fisica, che è questa sede dove ospitiamo tra l'altro la Biblioteca Granata, e la seconda mediante un lavoro di legge. Nella scorsa legislatura siamo già stati 2 volte alla Camera a promuovere un disegno di legge. Con questa nuova legislatura riprenderemo questo progetto in mano insieme anche a un'associazione che si chiama NOIF, Nelle Origini il Futuro, dove speriamo che questo Parlamento, questo governo riesca a portare avanti questo disegno che permetta l'ingresso dei tifosi nelle società calcistiche. Riteniamo che sia fondamentale per riportare a un calcio legato al territorio e un calcio di partecipazione popolare. Siamo andati appunto alla Biblioteca Granata in occasione di questo gemellaggio perché a breve verranno presentati 2 libri molto interessanti, uno che parla della curva maratona e della storia del toro, scritto da Luca Ghiringhelli, e uno scritto da Domenico Mungo, un autore di Firenze, tifoso anche del toro, e ce li hanno presentati in anteprima. Vediamo la clip di Luca Ghiringhelli. Siamo con Luca Ghiringhelli alla Biblioteca Granata, autore del libro La nostra storia è già leggenda. Ti chiedo un commento su questo libro, come mai hai voluto scrivere questo omaggio al toro? Beh, più che un omaggio al toro, un omaggio ai suoi tifosi, quindi a noi. Biblioteca Granata ha circa 400 testi, questo se non il primo, è uno dei pochissimi che parlano della curva, senz'altro da un punto di vista storico e sociale è l'unico, almeno in questo arco di tempo, 51-92, 51 l'anno in cui nascono i Fedelissimi Granata, primo club organizzato italiano. E 92 è l'anno in cui io smetto una certa militanza di curva che chiaramente da giovane ho fatto come tanti altri ragazzi della mia generazione. Tante altre squadre hanno avuto un libro, secondo me era doveroso, un omaggio quindi a noi perché tutto nasce di qua, noi siamo del 51, però dei Fedelissimi Granata, si pensi che il secondo club che nasce a Milano, sono i moschettieri dell'Inter, siamo nel 56, i cugini, lasciamo stare, sono 10 anni dopo, Juventus Club Torino, quindi c'è un certo gap da colmare. In curva, la cosa che mi preme di più sottolineare, noi abbiamo una nascita che è riconosciuta da Pino Strega il 18 ottobre del 67, in realtà il gruppo si struttura qualche anno dopo, siamo nel 69, però siamo i primi ad adottare la dicitura Ultras.
e i tifosi bianconeri lo faranno solo nel 74. Davvero interessante il libro di Luca Ghiringhelli che verrà presentato insieme al libro di Domenico Mungo, Parole a forma di giglio, il primo libro viola presente alla Biblioteca Granata. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Siamo con Domenico Mungo, autore del libro Parole a forma di giglio. Chiedo anche a te un commento sul tuo libro. Quando si scrive un libro, i motivi per cui si scrivono dei libri sono molteplici. Limitatamente a questa esperienza, diciamo che questa è una esperienza di cosiddetta summa teologica della mia passione per la Fiorentina, che è anche un grande amore incondizionato per il Torino, in quanto io nasco e vivo a Torino, ma condivido le mie passioni fra queste due splendide grandi città e queste due grandi tifoserie. Qui in realtà in questo libro io colgo l'occasione per raccogliere sia le esperienze di tifoso puro, quindi amante di una maglia, della sua storia, della sua tradizione, dei calciatori che hanno contraddistinto l'epopea, delle vicende, quelle dolorose, molte, quelle gioiose, poche. E poi anche, essendo strutturato in due tempi, più tempi supplementari, nel secondo tempo dedico, diciamo così, un'ampia digressione all'interno di quella che è stata anche la mia militanza di ultras in Curva Fiesole, che però affonda le sue radici, diciamo così, da un punto di vista didattico e teologico, anche nella militanza nella Curva Maratona da ragazzino, e avere avuto l'onore di essere parte integrante anche in trasferte e nella condivisione di diversi momenti del tifo con gli ultras Granata del Torino. Quindi qui c'è un po' tutto, è un libro, diciamo così, che ha l'aspirazione di avere anche come dire, una velleità letteraria, dura e pura. Il titolo stesso prende spunto comunque alla lontana da Pierpaolo Pasolini con la sua poesia A forma di rosa. Parole a forma di giglio, molto interessante anche l'anteprima che ci ha rilasciato Domenico Mungo. Ricordiamo che il 28 di gennaio saranno presentati insieme questi due libri, sempre alla Biblioteca Granata, il 28 perché è proprio al centro tra le due sfide, quella di campionato contro la Fiorentina ma anche quella di Coppa Italia. Però ovviamente ho chiesto anche a loro un pensiero legato a questa sfida. Il Toro si prepara ad affrontare due volte la Fiorentina, c'è un grande gemellaggio tra le due curve, hai un ricordo, ci racconti qualcosa? Beh, i ricordi sono tanti, diciamo che nei miei anni di militanza Toro-Fiorentina, prima di campionato, 83, siamo a settembre, giro di campo dei tifosi fiorentini, il ragazzo con i capelli lunghissimi del collettivo autonomo lancia la sciarpa in curva, io ero lì sotto attaccato alle reti e niente, l'ho presa io. Io ho lanciato la mia, è stato un omaggio bellissimo, alle quali sono seguiti tanti incontri a Firenze, in pura amicizia, anche quando il calcio poi alla fine non contava più nulla, perché si andava non per la partita, che diventava un pretesto, ma per questo vincolo forte di amicizia, di comunanza di idee, di visioni, non solo del calcio, ma anche di qualche cosa che va oltre il calcio, che ci accomuna. Quando si parla di partite fra Torino e Fiorentina diventa difficile considerare delle partite da un punto di vista agonistico, perlomeno per noi che viviamo il gemellaggio in una maniera viscerale e direi fisiologica. Facile a dirsi per me, perché io sono del 72, la prima partita che ho visto allo stadio è stata Torino-Fiorentina nel lontano 79. Ricordo veramente poco di quella partita perché avevo 7 anni, ricordo però un calcio in bianco e nero in televisione, ricordo la meraviglia di vedere un prato verde, una maglia granata, una maglia viola, perché all'epoca si usavano i propri colori sociali, ed era una sensazione fantastica, mi è rimasta nel cuore, una sensazione che ho rivissuto poi per tantissimi anni quando andavo in Curva Maratona, prima da ragazzino e poi da adolescente da solo, e vedere quel muro di folla, mettere il naso fuori, vedere quel prato verde e le maglie granata. Coi Viola siamo amici, niente da dire, è la seconda squadra credo per tutti i tifosi del Toro. L'ultimo ricordo che ho è legato, ahimè, ricordo triste, è legato a Cerci quando siamo andati a Firenze, è stata una grande festa fino all'ultimo rigore. Vittore, ti chiedo quanto è importante avere via Filadelfia colorata di granata di fronte allo stadio Filadelfia, delle iniziative, delle attività che parlano di Toro. Allora, intanto diciamo che il colore granata è un colore meraviglioso, è un colore d'amore, un colore che fa innamorare, non voglio far retorica, ma è il colore più bello del mondo, sicuramente.
e avere via Filadelfia che caratterizza questo quartiere, che è il quartiere appunto Santa Rita, il quartiere Nizza Mille Fonti Lingotto dall'altra parte, caratterizza la storia, primo stadio costruito all'inglese da Marone Cinzano, anni 20, primo stadio di proprietà, eravamo avanti, ma molto avanti. E quindi il fatto che ci sia ancora, laddove è nata la storia del Toro, della Fossa dei Leoni, dello stadio, come dire, degli Invincibili, ecco, questo è una cosa a poca distanza dallo stadio comunale Grande Torino, è una cosa grande, è una cosa che caratterizza, è una cosa che ci caratterizza e la nostra impronta, il nostro timbro, anche se purtroppo a seguito dell'abbattimento del vecchio originale e originario Filadelfia, questo è un po', chiamiamolo così, geneticamente modificato, come uso dire io, perché non ha più niente di quello stadio, ma è comunque il terreno sul quale metteva le scarpette Valentino Mazzoli. Certo, hai fatto bene a ricordarlo, e chiedo a Matteo, è stato fatto il nome di Alessio Cerci. Cosa, i pensieri che mi ricorda costui, ma devo dire, mi ha dato emozioni in quel Toro Genoa in cui ribaltiamo, ovviamente io vivo questi ultimi anni del Toro, non posso andare troppo indietro con la memoria, sicuramente chi ha magari 30-40 anni per Cerci non rappresenta niente, Cerci per lui, perché ha visto un Toro che ha vinto Coppa Italia, ma è chi è andato più indietro anche in campionato, mentre il Toro, Cerci per il Toro è stato uno degli al top quando era in forma, ha fatto bene, poi se mi ho di me i problemi, no, con quel, sì, il modo di lasciarsi in maniera negativo con la tifoseria, la fidanzata che aveva fatto questa uscita poco felice, quando ha giocato al Toro ed era al top, non possiamo dire che ha fatto male, era straripante, lo avevano cercato le ultime squadre, ci ha fatto fare parecchie vittorie e punti, poi si è rotto qualcosa in quel sistema là. E ricordiamo anche che il Toro di Ventura, quel Toro lì, era un Toro che viaggiava molto bene. Un Toro che viaggiava molto bene, un Toro che ci dava grande soddisfazione, vero, Lurica? Vittore? Tra l'altro Alessio Cerci ha anche un tatuaggio legato proprio a un suo gol con la maglia granata. Cosa ti ricordi di Alessio Cerci? Ma guarda, un grande rammarico, perché Alessio Cerci, al di là di tutto, mi è rimasto nel cuore. Noi dovremmo imparare, secondo me, da ciò che è successo dopo l'addio di Cerci, quindi con questa sorta di, non voglio dire odio, ma di risentimento nei suoi confronti, a cambiare modo di fare e diventare, come dire, cambiare veramente tutti noi come tifoseria e modificare determinati sentimenti nei confronti di giocatori o ex giocatori. Però Cerci, un grande rammarico, perché è stato uno dei più forti giocatori che io ricordo dell'era, diciamo, moderna, degli ultimi 20-25 anni. Un giocatore davvero incontenibile, che a Torino aveva trovato una consacrazione, una continuità che fuori in altre squadre non aveva, grazie anche probabilmente a Ventura. Azzardo un paragone, se vogliamo, perché non ce ne sono tanti da fare, ma volendo mettere dei giocatori nei vari anni come dire, a livello di paragone, a livello fisico, a livello di incontenibilità, mi ha ricordato un pochino Gigi Lentini. Quindi un giocatore che partiva, andava, ha fatto gol meravigliosi, ed era un giocatore che quando accelerava veramente ha dato delle grandissime emozioni. Ecco, io ricordo questo di Alessio, e mi è spiaciuto e mi spiace che questa storia sportiva sia andata a finire gran in questo talento, modo gran un gran talento, poi gran davvero talento, quel sinistro era magico, e poi purtroppo se la testa fa e incide la testa, incide tanti aspetti, e poi la storia si ripete, la storia ciclica, con Brecalo il discorso è uguale, no? Lui che il Toro gli sta stretto, vuole andare nel calcio che conta, poi Brecalo nel calcio che conta non ci arriva nemmeno, Cerci ci arriva, ma è come se non ci fosse mai atterrato, quindi poi la storia negli anni si ripete sempre. Brecalo, Matteo, vuole andare nel calcio che conta, e forse potrebbe indossare la maglia viola, cioè, si parlava di Monza, si parlava di un suo riapprodo in Serie A, quello che è certo è che sicuramente non ha fatto un affare ad andare via dal Toro nella maniera più totale, perché poi la Champions non l'ha giocata, non si è neanche riuscito a ritagliare un ruolo da titolare in un'ottima squadra europea, e credo che il Toro potesse quest'anno fare bene, perché comunque poteva risaltare ancora di più di quello che è riuscito a risaltare lo scorso anno, un giocatore di una tecnica secondo me davvero davvero interessante. Purtroppo a volte si tende a fare il passo più lungo della gamba, e questo è un errore.
Vittore, mi ricordo in questo momento le parole di Davide Vagnati nella conferenza di chiusura del calciomercato estivo, che ha raccontato un po' ai giornalisti presenti che Brecalo aveva bussato nuovamente alla porta del Torino. Sì, ricordo bene anch'io, dice non era come dire cosa andare a riaprire questa porta a un giocatore che se n'era andato dicendo voglio andare su palcoscenici più importanti, e secondo me ha fatto anche bene. Poi mi collego alle parole di Matteo di poco fa, Cerci sì, il calcio che conta, ma Brecalo molto 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 più sotto. E a proposito del calcio che conta, lo dicevo questo per Cerci, proprio per sottolineare ancora una volta di più il mio rammarico e il mio senso, come dire, di affetto nei confronti di questo ragazzo. Ma io credo che questi giocatori, nel momento in cui a Torino riescono a esplodere, a trovare una consacrazione, a trovare una stabilità, ecco, il calcio che conta dovrebbe essere Torino, dovrebbe essere la maglia granata, dovrebbe essere qui, con tutti i pregi, i difetti e i limiti che ha questa squadra e questa società, perché qui è come dire quella cosa magica che ti permette poi di realizzarti e di diventare quel giocatore che va in nazionale. Da un'altra parte diventa tutto normalità. Torino è veramente diversa come piazza, come squadra, come società, come maglia. Tutto il resto diventa materialismo, materialità e qualcosa che poi si perde, perché abbiamo visto che fine hanno fatto. Io credo che ci sia qualcosa di, tra virgolette, magico in questa situazione. I tifosi sono d'accordo, i tifosi, i nostri telespettatori, con voi sicuramente sul discorso di Brecalo, perché dicono anche che se qualcuno vuole smettere di indossare la maglia granata può tranquillamente indossarne un'altra. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. E vi ricordo il numero 392 022 8020 per mandarci messaggi WhatsApp. Restate con noi. Ben ritrovati ad Orgoglio Granata del venerdì, sempre qui per parlare di Fiorentina-Torino, che si giocherà domani sera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Tra l'altro è una gara valida per la 19ª giornata di campionato, e ricordavamo prima con Matteo che è l'ultima giornata del girone d'andata, quindi importante cercare questa vittoria che non arriva dal 9 di novembre. Ricordiamo che il Toro ha vinto in casa con la Sampdoria, poi tre pareggi e una sconfitta, la sconfitta con lo Spezia di domenica, ma anche la Fiorentina arriva da una partita negativa all'Olimpico contro la Roma. Ovviamente abbiamo preparato una grafica che ci racconta un po' i bilanci di questa sfida, le ultime 5 partite, 3 vittorie della Fiorentina, un pareggio e una vittoria del Toro, quindi un bilancio positivo per la Viola. La vittoria di Torino è quella del 4-0, dove in campo c'era anche Luca Gemello. Ma per entrare nel vivo della partita ho in collegamento da Firenze Filippo Cappelli. Ciao Filippo. Ciao Lucrezia, buonasera a tutti. Buonasera Filippo, allora ti chiedo, perché vedo anche le maglie appese, tu sei di Firenze, si sente anche dalla voce, come mai sei diventato un tifoso granata? Ma per un'eredità di famiglia, diciamo, perché sia mio padre che mio nonno tifano, hanno tifato Torino, hanno vissuto a Torino, ma mio nonno appunto era toscano come me e ha vissuto anche gli anni del grande Torino, quindi è un'eredità di cui andiamo fieri in famiglia e mi piace, ecco, portarla avanti anche nel mio piccolo. Assolutamente. Filippo, tu resta con noi perché adesso abbiamo le ultimissime firmate Toro News. Ciao Lucrezia, buonasera amici di Orgoglio Granata, il collegamento per le ultime in vista di Fiorentina-Torino. È un Torino incerottato quello che si presenterà sabato sera al Franchi, sono diverse le assenze e sono tutte rilevanti. Il dubbio più grande che Iva Juric si porta dietro è quello riguardante Per Skuurs, che ricorderete domenica contro lo Spezia è uscito all'intervallo per un trauma contusivo al fianco sinistro. Il difensore olandese ha svolto terapia e lavoro differenziato per tutta la settimana e il suo recupero non è da dare per scontato, dunque è un dubbio che Iva Juric si porterà dietro per fino alle ultimissime ore prima del match. Ci sono altri indisponibili di rilievo, come dicevamo prima, tra tutti Sasha Lukic, anche lui si è fermato durante Torino-Spezia, un'elongazione alla coscia destra che lo terrà fuori per circa 15 giorni, proverà a recuperare per il quarto di Coppa Italia del 1 febbraio in casa della stessa Fiorentina. Fuori ancora Ola Aina per un problema muscolare che si porta dietro,
da fine ottobre addirittura, che però finalmente Ola sta superando. Dovrebbe essere infatti disponibile per la prossima gara di campionato a Empoli. Sono fuori anche Pietro Pellegri, infortunato anche lui per un problema muscolare, e Lazzaro, che purtroppo ne avrà per molto tempo, perché il problema, la distorsione importante al legamento collaterale mediale del ginocchio, rimediata durante Salernitana Torino, lo terrà fuori almeno fino a marzo inoltrato. Dunque per Juric la coperta è abbastanza corta. La formazione di sabato sera Franchi dovrebbe prevedere Bagnaia, Milinkovic, Savic sicuramente in porta. In difesa, se non dovesse recuperare Spurs, giocherebbe Buongiorno al centro, con a destra uno tra Gigi e Zima, e a sinistra Riccardo Rodriguez. A centrocampo, senza Lukic, la coppia titolare dovrebbe essere quella tra formata da Ricci a destra e Linetti a sinistra. Sugli esterni, scelte piuttosto obbligate, ecco Singo a destra e Vojvoda a sinistra. Sulla tre quarti, i favoriti per partire dal primo minuto sono sempre Miranchuk sul centro destra e Vlasic sul centro sinistra. Sono loro i due titolari di Juric, i giocatori a cui il tecnico croato chiede le giocate decisive per trovare la via del gol. La punta, con Pellegrini ancora fuori, sarà Antonio Sanabria. Questo è il probabile 11 di un Torino che cercherà a Firenze di ritornare sulla vetta via e ritrovare la vittoria in campionato, che manca ormai da inizio novembre. Per adesso è tutto, un saluto a tutti, ciao Lucrezia, la linea può tornare a te. Grazie a Toro News, che è sempre sul pezzo con le ultimissime legate alla partita di domani. Ho in collegamento anche Roberto Cavallo. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Senti Roberto, stiamo parlando di Fiorentina e Torino, la sfida di domani sera. Che cosa ti aspetti da questa partita? Allora guarda, Fiorentina-Toro è una partita che io guardo sempre in maniera un po' particolare, una partita un po' speciale per me. Io, se non gioca il Toro, io faccio sempre il tipo per la viola, e so che anche a Firenze la pensano così, viceversa. Mi ricordo ancora, ero a Firenze a Franchi quella sera in cui Cerci sbagliò il rigore che ci avrebbe portato in Europa League direttamente, poi ci andammo lo stesso per i noti fatti e l'esclusione dell'altra squadra. E io mi ricordo che quella sera lì al 90esimo, quando Cerci stava battendo quel rigore, tutto lo stadio Franchi faceva il tifo per noi, e tutto lo stadio Franchi sperava che Cerci segnasse quel rigore. A loro non interessava più nulla nel campionato e volevano che noi andassimo in Europa. Quella è una cosa che non mi posso dimenticare, ed erano più dispiaciuti loro del fatto che Cerci lo sbagliò di quanto non lo fossi io. Quindi io ho grande affetto nei confronti della Viola e della Fiorentina. Certo, quella di domani è una partita molto complicata, e tra l'altro è anche anticipo, diciamo così, della partita ancora più importante che ci sarà poi in Coppa Italia nei quarti finale, e che noi giocheremo anche al Franchi. Certo. Sono due squadre abbastanza simili sotto certi aspetti, nel senso che manca la grande punta, hanno entrambi due allenatori diversi, per carità, però giovani, emergenti, bravi e vogliosi di far bene. È una Fiorentina che secondo me si è molto impoverita, più che per la perdita di Vlahovic, per la perdita di Torreira. Secondo me la Fiorentina l'anno scorso era Torreira, che poi è andato via perché ha litigato con il mondo. È una partita molto complicata, chiudere il girone di andata a 23 punti, se dovessimo perdere contro la Viola, non sarebbe un gran risultato, diciamo così, e quindi io la guardo con grande attenzione. La vera partita contro la Viola sarà però, io credo, quella dei quarti di finale di Coppa Italia, perché a questo punto ritengo che l'obiettivo nostro dovrebbe essere concentrato sulla Coppa Italia. Certo, sono d'accordo qua Matteo e Vittorio in studio. Vado a Firenze da Filippo e chiedo anche a te quali sono i rumors proprio lì sulle rive dell'Arno legate alla partita di domani.
Ma guarda, io vivo appunto l'ambiente fiorentina da vicino, devo dire, perché anche amici e altri giornalisti scrivono di Fiorentina ed effettivamente c'è un ambiente simile a quello che si respira a Torino, cioè una stagione partita con grandi ambizioni, terminata con un piazzamento addirittura in Europa dopo tanti anni, però che si sta un po' evolvendo male, no? C'è stato un calciomercato ambizioso anche lì perché sono arrivati tanti giocatori che però non stanno rendendo, addirittura anche Mandragora, no? Che è arrivato proprio dal Toro, complice anche vari infortuni, non si è mai espresso al massimo. Non hanno, diciamo, hanno scommesso su una punta che poi non si è rivelata prolifica e quindi hanno problemi anche loro, secondo me, legati anche all'intensità, no? Che il gioco di italiano impone e che spesso la squadra non riesce a sostenere. Ed è un problema che secondo me anche il Torino di Juric domenica scorsa appunto contro lo Spezia ha avuto e che può rivelarsi veramente un problema anche nel corso della stagione, nel corso del girone di ritorno, dove ci saranno tanti tanti appuntamenti molto ravvicinati. Chiedo anche a te Filippo, siccome tu sei tifoso del Toro, cosa ti aspetti dalla Coppa Italia? Abbiamo parlato prima un po' del possibile turnover che magari Juric farà in occasione della partita contro l'Empoli, che è proprio in mezzo tra la partita con la Fiorentina in campionato e la Coppa Italia. Sì, ci sono due trasferte in Toscana, no? Firenze ed Empoli. Beh, è una partita. Allora, la Coppa Italia è sicuramente un obiettivo su cui punterei in maniera decisa, ecco, soprattutto quest'anno che il Torino è riuscito a superare gli ottavi. Sono quattro partite, contate, ecco, così rapidamente, quindi secche, tranne la semifinale che è andata e ritorno, e non vedo perché non puntarci. Fra l'altro, il tabellone è anche, diciamo, positivo, no? Perché la Fiorentina almeno quest'anno è una squadra abbordabile, questa Fiorentina, per il Toro, quindi ci punterei sicuramente. Sì, Motivo per cui la meglio del partita Napoli, di però. sabato, di domani, è veramente un test importante anche in vista di quella gara lì di febbraio. E l'Empoli, come dicevi anche giustamente tu, è un altro campo ostico. Diciamo che in Toscana il Torino non ha mai avuto grandi fortune. A Firenze, guardando, spulciando qualche dato prima, 73 partite in Serie A, soltanto 9 vittorie al Franchi. L'ultima in Serie A nella stagione 76-77, quindi parliamo del Toro scudettato, insomma, in campionato. A Empoli l'anno scorso il Torino ha vinto con tripletta di Belotti, ma per trovare Partita un'altra pazza. vittoria dobbiamo risalire agli anni 80, 90, ora non ricordo. Quindi saranno veramente impegni importanti anche per decidere il campionato del Torino. Certo, Roberto, Filippo ha fatto il nome di Rolando Mandragora, che tra l'altro in queste settimane ha parlato un po' dicendo che sarà una emozione affrontare il Toro, adesso bisognerà capire un po' le sue condizioni, ma soprattutto in Coppa Italia lui spera di esserci perché è uno dei giocatori che ha indossato sia la maglia viola che la maglia granata. Quanto manca Rolando Mandragora alla formazione di Juric oggi, Roberto? Guarda, io credo che Mandragora manchi, non in maniera così grave da strapparsi i capelli, nel senso che io quella cosa lì poi non l'ho mai avuta ben chiara, nel senso che non ho mai capito bene. Pare che abbia comunque voluto andarsene via lui, quindi poi è un altro di quelli che è andato via e che magari non ha trovato particolare spazio nella squadra in cui è terminato, un po' come Brecalo, diciamo così. Manca, se ci fosse sarei contento, non c'è, non mi strappo i capelli, diciamo così, ecco. Quello che manca a noi e come la penso io, voi lo sapete bene, quindi se ci fosse sarei contento. Non mi metto a strapparmi i capelli, anche perché è una delle cose più care che ho di me stesso e quindi preferisco mantenerli in ordine. Filippo, Mandragora a Firenze o al Torino? Ovviamente tu da tifoso del Toro credo che hai applaudito tanto l'anno scorso Rolando Mandragora che comunque ha disputato una buona stagione, ma è possibile un ritorno con la maglia granata? Ma guarda,
A me piacerebbe, ma realisticamente secondo me è difficile. Il Torino ha perso un centrocampista importante che l'anno scorso è vero non è stato sempre titolare, ma per caratteristiche non era essenziale e quest'anno non ce l'ha, non l'ha sostituito. Non ha sostituito né lui né Pobega. E il motivo per cui secondo me questa squadra fatica molto a centrocampo è proprio per gli uomini contati. Quest'anno è stato anche sfortunato, appunto anche per infortuni che sono occorsi nel corso della stagione, però il Torino effettivamente anche, come ricordava prima Roberto, l'ha perso anche in circostanze un pochino nebulose, no? Addirittura si parlava di qualche decina o centinaio di migliaia di euro di distanza, no? Fra l'offerta e la richiesta. È un peccato perché ad oggi effettivamente guardando la rosa manca un profilo mancino a centrocampo, quello che si chiama box to box, no? Quel giocatore di inserimento ma anche di temperamento che faccia entrambe le fasi. Non so se possa essere possibile un suo ritorno, a me personalmente devo dirti mi piaceva molto. Filippo, so che tra poco ci devi lasciare, ti chiedo solo un commento sul gemellaggio e come lo vivono i tifosi della Fiorentina, penso che avrai tanti amici viola, come lo vivono, un po' come appunto quello che c'è qui a Torino, no? Sì, assolutamente, confermo e confermo anche quanto detto da Roberto sul rigore sbagliato da Cerci. Io ero proprio in curva Ferrovia, quindi dalla parte dalla porta in cui Cerci si fece parare il rigore da Rosati, che poi è passato anche lui da Torino, e tutto lo stadio veramente sosteneva il Toro, ma in generale non solo in quella partita, ricordo anche altre partite, vivendo qui chiaramente ogni anno sono andato a vederlo. Ricordo un 4-3 della Fiorentina sul Torino con rimonte e controrimonte da 3-0 a 3-3, poi segnò Romulo, mi sembra, quasi a tempo scaduto. Ricordo la doppietta di Belotti, la partita in cui sbagliò anche un rigore, ma in generale c'è grande simpatia, grande sostegno fra le due squadre, per motivi che chiaramente non serve nemmeno specificare. Ed è un gemellaggio che secondo me è andato anche oltre, ha saputo andare oltre, rinforzarsi, nonostante alcuni episodi, no? Per esempio Marcos Alonso che segnò a Torino e fece il gesto del torero e delle corna, ecco, non è stato possibile scalfire questa simpatia, veramente questa amicizia fra due tifoserie che spero di continuare a vedere. Filippo, grazie, complimenti per tutto quello che fai e ti aspettiamo a Torino, ovviamente. Grazie a te, è stato un piacere essere vostro ospite e buona partita a tutti. Ciao, buona serata, grazie. Allora, qui ho visto Matteo Possamai davvero d'accordo con le parole di Filippo. Sì, assolutamente. Una differenza solo che mi sento di sottolineare, secondo me, quando lui mi parla dell'attaccante, non nelle Sì. situazioni di attacco, ne parlava anche Roberto prima. Secondo me è un po' diversa la situazione perché la Viola c'era un attaccante e secondo me anche un attaccante molto forte che a me personalmente piace molto. Poi quest'anno magari a Firenze non sta rendendo molto bene, che è Luka Jovic. Secondo me è un grande attaccante. Il Toro invece non ce l'ha questa figura, abbiamo un attaccante da 10 gol, eccetera, eccetera, che stanno adattando e così via. Poi secondo me Jovic invece è proprio una prima punta di peso, forte, giocava al Real Madrid, giocava al Francoforte, ci ha fatto gol in Europa. È proprio una prima punta forte. Il Toro non ha nemmeno questa figura e adatta. Quindi, poiché a Firenze non stia girando benissimo Jovic, assolutamente, però inteso quella figura a Firenze l'hanno colmata e l'hanno messa. Non so come la pensa Roberto a questo punto di vista. Roberto, ti chiediamo subito che cosa ne pensi di Jovic e appunto dell'attacco della Viola. Sì, sono completamente d'accordo con Matteo, ha perfettamente ragione. È vero, io mi riferivo al fatto che diciamo non c'è compiutezza, no? Nel senso che non c'è compiutezza nella politicità delle punte, però lui Sì, ha non sta girando bene. perfettamente ragione, perché non sta girando bene, certo, hai ragione, ma sono d'accordo con lui. La figura di Jovic è sicuramente una figura importantissima, è diverso il problema rispetto al nostro, perché noi non ce l'abbiamo neanche quella figura lì, non Esatto. solo non gira bene, ma nemmeno ce l'abbiamo, sono completamente d'accordo. E la Fiorentina ha anche Caprar, tra l'altro, che noi Caporale. non abbiamo, che noi non Esatto, sì, abbiamo. no, è Quindi io mi strutturata. riferisco, Ma sono sicuramente. completamente d'accordo, mi riferivo solo al fatto che poi il risultato è un po' pari.
partendo da due presupposti completamente diversi, però ha ragione. Assolutamente. Roberto, abbiamo parlato della Coppa Italia perché appunto la Fiorentina sarà la nostra avversaria il primo di febbraio. Juric in conferenza stampa pre Toro Spezia di domenica scorsa aveva detto di essere un po' preoccupato, come dicevamo prima, perché c'erano tante gare molto ravvicinate. Anche qui però mi sembra che la situazione può ripetersi. Tu cosa pensi? Sì, è un problema naturalmente. Noi abbiamo una panchina corta, è inutile nascondercelo naturalmente, no? È una panchina fatta per il solo campionato. Adesso con la Coppa Italia e con la possibilità che abbiamo di puntare seriamente, come io spero che succeda, la panchina comincia a mostrare i suoi limiti. Anche a Milano, d'altra parte, abbiamo visto che sono andati in campo all'inizio, chiedo scusa, anche contro lo Spezia, sono andati in campo 10 undicesimi della formazione che aveva battuto il Milan a Milano, e lì magari qualcuno poteva essere cambiato, perché insomma la stanchezza anche contro lo Spezia l'ha fatta da padrona, si è visto chiaramente che noi eravamo un po' sulle gambe. E questo è un problema naturalmente, anche causa degli infortuni e delle complicazioni contingenti. La nostra panchina con la Coppa Italia, se vogliamo finirla bene e campionato insieme, è un po' tirata. Certo. Adesso andiamo ad ascoltare un po' i numeri legati a Fiorentina-Toro di Matteo Possamai. Ciao Lucrezia, grazie mille. Andiamo subito ad analizzare l'1x2 per quanto riguarda questa partita nel mercato exchange. Ovviamente ricordiamo che le quote possono subire variazioni da qua all'inizio del match per notizie, per liquidità, eccetera, eccetera. L'1, come vediamo in grafica, si punta a 2,08 e si banca a 2,20, l'X si punta a 3,50 e si banca a 3,60, mentre il 2, la vittoria del Toro, si punta a 3,75 e si banca a quota 4,20. Innanzitutto sottolineiamo come la scorsa settimana abbiamo preso un solo marcatore, quindi siamo a due marcatori su due presi nelle ultime due puntate. Che match mi aspetto? Potrebbe essere un match come spesso si è verificato nei precedenti tra Fiorentina e Torino, sia Torino che Firenze. Un match da X, quindi un match da pareggio. Per rischiare meno si potrebbe prendere una somma gol pari, che potrebbe essere interessante, che potrebbe coprire ovviamente il pareggio, perché tutti i pareggi sono somma gol pari, ma anche una vittoria per esempio 2-0 in caso della Fiorentina con la somma gol pari posta in lavagna 1,90 potrebbe non essere male. 1-1 e 0-0 i risultati che mi aspetto. Per quanto riguarda l'andamento della gara invece mi aspetto una partita più da 1x che da x2, per sia per come arriva il Toro, sia per il fattore casa della Fiorentina, sia per gli aspetti tecnici che abbiamo visto, superiorità tecnica della Fiorentina. Questa settimana invece non ci sbilanciamo sui marcatori perché non lo riteniamo adatto, quindi è inutile forzare la mano. Ti ringrazio per questo spazio e ricordiamo ai telespettatori di scriverci come la pensano al nostro numero WhatsApp. Esatto, allora grazie Matteo, ti ritroveremo settimana prossima, sempre di venerdì, per analizzare poi i numeri legati alla sfida contro l'Empoli. Vittore, ti chiedo una tua idea legata appunto alla sfida di domani, all'Artemio Franchi. Abbiamo visto la grafica, cosa pensi? Allora, penso che si possa protendere ed andare verso una situazione di una partita che potrebbe andare sul pareggio, una partita che si diceva poco fa, il Torino, chiaro, la Fiorentina cercherà di vincerla, però si diceva poco fa, la Fiorentina ha fatto una squadra, certo, l'ha fatta costruendo secondo un progetto da dare a Italiano. Come dire, c'è stato un intoppo perché evidentemente questa squadra, questi giocatori non riescono a fare esattamente che cosa chiede l'allenatore, comunque hanno un percorso in Coppa, eccetera. L'allenatore chiede delle cose che magari in questo momento non sono svolte secondo proprio i dettami tecnici che vuole l'allenatore, a differenza però del Toro che invece quest'estate, ricordiamo tutti, ha fatto un mercato tra una rissa, un litigio e una situazione. Portando a chiudere un mercato che poi alla fine l'abbiamo detto con un Lazzaro buono, un altro giocatore positivo, un Vlasic superlativo, ma che alla fine tra un infortunio e l'altro ci porta ad avere una coperta corta, la mancanza di un attaccante e chiaramente situazioni diverse, l'ha detto Roberto giustamente prima, situazioni diverse tra noi e la Fiorentina.
si scontrano due squadre che sicuramente se la giocano e noi è chiaro che non avendo però il terminale offensivo abbiamo più problemi. Certo, chiedo anche a te Vittorio un po' quali sono le caratteristiche del gioco di italiano che hai analizzato anche prima che possono dare fastidio un po' a Juric. Ma dicevamo il pressing, come abbiamo detto prima, di difesa, una manovra molto veloce, giocano trequartista a sinistra e a destra che vanno ad attaccare la profondità, l'avanzamento del centrocampista di destra, sulle fasce abbiamo detto problematiche, l'abbiamo patito anche con lo Spezia, sappiamo siamo deboli, non abbiamo i quinti che segnano, a dire la verità neanche la Fiorentina riesce a segnare dalle fasce, al di là di Gonzalez, al di là di altri giocatori che comunque sono in ripresa sia fisica che atletica. Attenzione agli inserimenti, l'attaccante che rimane a fare da boa per il compagno, quindi bisognerà fare molta attenzione su questo e poi avere noi, giocare da toro sulla prestazione. Prima di chiudere questo blocco abbiamo intervistato un tifoso che si chiama Claudio, proprietario di un locale in via Filadelfia, che ci racconta un po' tutto ciò che sono i suoi ricordi legati a Torino-Fiorentina. Siamo qui in via Filadelfia nel locale di Claudio che, come vedete, è tappezzato di granata. Chiedo anche a te un ricordo sul gemellaggio tra Torino e Fiorentina. Bene, ciao. Ho dei bellissimi ricordi, anche se adesso vado più poco allo stadio, però insomma quando frequentavo di più lo stadio andavo sovente a Firenze quando c'erano le partite e niente, delle immagini che potrò mai dimenticare erano i famosi adesivi contro la Juve che c'erano nei bar di Firenze, questa è una cosa che mi aveva sempre toccato e poi niente, questo forte gemellaggio che ci sono con il Viola. Claudio, hai dei ricordi di un giocatore che ha vestito la maglia viola, la maglia granata, qualcuno che ricordi particolarmente? Vabbè, dei viola, secondo me Battistuta è stato il grande giocatore che ha fatto contenti i tifosi loro e tutti i tifosi italiani, perché è stato un grande giocatore. Vittore, lui ricordava Battistuta, tu che cosa ci racconti? Ma ti posso raccontare che in questi 32 incontri interni, quelli della storia fino alla partita prossima, la Fiorentina ha tenuto la porta inviolata praticamente sempre, 16 volte, l'ultimo gol di Verdi è quello della partita del 2001, e praticamente gol a Firenze, a parte quel 2-1 di due campionati fa, per più di 16 partite non siamo riusciti a segnare, per cui grande difficoltà andare a rete. Io mi provo a immaginare, a differenza del passato quando avevamo gli attaccanti, provo a immaginarmi in una condizione appunto di carenza endemica proprio davanti dell'attacco. Mi chiedo adesso come, con chi andremo al tiro, andremo a rete, anche perché non tiriamo mai neanche da fuori. Prima di chiudere, gol di Verdi del 2021. 2021, sì. Ok. Adesso ci lasciamo per qualche minuto, torniamo e parliamo di primavera. A tra poco. Bentornati amici di Orgoglio Granata del venerdì, ultima parte, ma in primis voglio ringraziare e salutare Roberto Cavallo che ci deve lasciare. Ciao Roberto, grazie mille. Grazie a te, buona serata e ci vediamo venerdì, ti aspetto. Assolutamente, un abbraccio a tutti. Ciao, grazie. Ricordatevi Matteo e Vittorio che dobbiamo fissare la cena. Assolutamente. Quando vuoi Roberto, quando vuoi. Grazie ancora, ciao Roberto, a venerdì. Grazie a voi. Permettetemi anche di fare un saluto allo speaker Stefano Venneri, perché settimana scorsa non l'abbiamo salutato e quindi ringraziamolo ancora per la presenza nel prepartita di Torino Spezia. Ma prima di dedicarci alla primavera volevo andare da Vittorio, che ha ancora da raccontarci qualcosa sul match di domani sera all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Torino. Sì, visto che sarà una partita importante, l'abbiamo detto, una festa, poi sto pensando addirittura a quando sarà l'ultima partita del campionato a Torino con la Fiorentina, magari sarebbe stato bello magari fare una partita decisiva per la zona Europa, invece non sarà così, però chissà mai che potremmo essere
come dire, di aiuto a loro per andarci. Ma detto questo, Firenze è canzone triste, come diceva Ivan Graziani, no? Perché la Fiorentina comunque ha perso solo due delle 11 sfide totali globali, sia in casa che fuori, col Torino in Serie A, con 5 vittorie e 4 pareggi. L'ultima sconfitta, quel 4-0 che ricordavamo prima, ed eccetto quella partita, la Fiorentina ha realizzato sempre almeno una rete in ciascuna delle 17 partite col Torino in Serie A, raggiungendo un record che aveva precedentemente negli anni tra il 49 e il 56 con la Triestina. Quindi diciamo che prepariamoci a almeno a contare una rete, un gol nella nostra rete, se la statistica non verrà tradita, noi dovremmo cercare di farne almeno due, così, tanto per cominciare. Vittorio, siamo stati bravi nelle sfide che abbiamo commentato, quella della Salernitana e quella dello Spezia, sia io che te che Matteo, perché tu avevi anticipato proprio in occasione di Torino-Spezia che il Toro sarebbe andato comunque sotto di un gol nel primo tempo. Infatti abbiamo visto domenica scorsa la prima settimana la assumiamo in azienda con quindi noi ad Infobet, lo assumiamo. Matteo, quindi esatto, lui è l'esperto dei numeri, però Vittorio si sta avvicinando. Quando... Per quanto riguarda invece la primavera, abbiamo delle buonissime notizie, perché il Toro purtroppo non ha vinto domenica in casa contro lo Spezia, ma domenica alle 16.30 si è giocata anche la partita del Toro contro la Sampdoria in casa, e la primavera di Scurto ha nuovamente ottenuto un risultato positivo vincendo 2-0 contro i blucerchiati. Andiamo a vedere un po' la clip. Una vera e propria rinascita quella che sta vivendo la primavera di mister Giuseppe Scurto. Domenica una nuova vittoria in casa contro la Sampdoria che permette ai Granata di raggiungere la Roma e il primo posto in classifica. Una sfida non semplice per il Toro che, visti i precedenti appuntamenti molto ravvicinati, accusava un po' di stanchezza. Per questo un po' sono state le modifiche nella formazione di Giuseppe Scurto, come il ritorno di Ansà dal primo minuto. Le reti portano la firma di Dell'Aquila e Jurgens, entrambe firmate nel primo tempo. Passador, sempre attento, non permette nulla ai blucerchiati, qualche occasione per la Sampdoria anche nella ripresa, ma brava la formazione di casa a tenere testa e non modificare il risultato. Terza vittoria del 2023, 5 in campionato di fila, adesso ci si prepara subito alla prossima sfida, domani in trasferta ad Udine. Primavera che vince 2-0 in casa contro la Sampdoria, una sfida importante anche perché vi racconto che Matteo, anche loro arrivavano da una serie di partite importanti, quindi erano un pochino stanchi e c'è stato un po' di turnover all'interno della formazione di Scurto. È tornato Ansà dal primo minuto, due gol e uno porta la firma di Dell'Aquila, che finalmente è rientrato dopo l'infortunio, ha giocato e anche segnato. Assolutamente, gran prestazione degli uomini di Scurto che stanno facendo molto bene, si trovano ora ovviamente i primi in classifica con questa Roma, sempre prima per differenza reti, che diciamolo è oggettivamente più forte, ma il Toro sta facendo un ottimo filotto. Il Toro ha 8 vittorie di fila, considerando anche la Coppa Italia, quindi davvero tanta roba, complimenti. Quinto gol nelle ultime 6 partite per quanto riguarda Jurgens, quindi si sta mettendo parecchio in mostra. Non mi è piaciuto, se devo proprio fare una critica, perché primavera lì dell'entusiasmo e quant'altro eccetera eccetera, però se dovessimo cercare sempre un neo dove migliorare, non mi è piaciuto tanto il secondo tempo con la Samp. Siamo stati un po' attendisti, siamo un po' accontentati di questo 2-0, mentre la primavera a me sinceramente che vinca, pareggi perda, mi interessa sì, ma relativamente, perché l'obiettivo è sempre quello di lanciare talenti. Quindi questo secondo tempo un po' attendista, dove siamo accontentati del 2-0, non mi è piaciuto tantissimo. Preferisco piuttosto prendere un gol in contropiede e quant'altro, ma attaccare e mettere in mostra giovani. Perfetta la regia che ci mostra Luderniani e Scurto. Luderniani sta facendo davvero, Ruggero sta facendo un lavoro molto importante, eccolo qua, nel settore giovanile, quindi complimenti a lui, complimenti a mister Scurto per questa annata. Certo, assolutamente, dicevamo in queste puntate un anno di rinascita quello della primavera del Toro, un anno di rinascita grazie alla formazione che ha appunto Giuseppe Scurto che ha portato una ventata d'aria fresca qui a Torino. Adesso ci saranno altre sfide per appunto la sua formazione, perché giocheranno anche in Coppa Italia che è importante anche per la primavera, vero Vittorio? Ma sì, anche qui con la vittoria di Cagliari, bel risultato, si aggiunge alle 8 consecutive, voglio dire, è una bella cosa perché porta entusiasmo, riporta entusiasmo anche tra gli stessi ragazzi, tra le formazioni che stanno sotto la primavera, tutte le giovanili,
insomma, se ne parla, giovani che possono essere poi provati, come dice sempre Matteo, senza bruciarli, io vado con attenzione, con tranquillità, pacatamente a provarli uno a uno, come dice Crozza, tranquillamente, pacatamente, e quindi potrebbe essere comunque come dire, un circolo virtuoso che porta, ma fino a quando c'è ottimismo e ci sono risultati che arrivano, questo è molto positivo, quindi su questa cosa ben venga l'annata che si sta... Certo, qua le immagini dei nostri ragazzi della primavera con appunto Giuseppe Scurto, qua credo anche nella preparazione estiva di quest'anno. Matteo, un commento sul portiere Pietro Passador, che è stato bravo anche nella sfida contro la Sampdoria, perché è riuscito a negare un po' di occasioni e dei blu cerchiati. Assolutamente, se il Toro è una delle migliori difese del campionato primavera, il merito è anche suo. Sicuramente sta facendo un'ottima annata, si sta mettendo in mostra, cominciamo sempre la differenza tra primavera poi e professionisti, il ruolo del portiere è forse uno di quelli che ne patisce di più, si sta mettendo in mostra. La presa un po' particolare è stata quella, no, del, sicuramente del derby, quindi sì, quei 4 gol subiti, quei 3-4 lì, che sono arrivati tutti, diciamo, in un'unica occasione, col Sassuolo, mi se non sbaglio, il Toro ne ha presi 3, per il resto ottimo cammino, ottima leadership in difesa, quindi lui, Fiorenza, Gemello, Scalpita, speriamo di poterne trovare almeno uno che sarà titolare per il Toro nei prossimi anni. Ma speriamo di trovarne almeno uno, però momentaneamente sembrano comunque di gran prospetto, vero Vittore? Tra l'altro, nel caso in cui ci fosse la partenza di Berisha, un posto si potrebbe liberare. Ricordiamo che c'è già Fiorenza aggregato alla prima squadra, l'abbiamo visto, come anche Gineitis e Dembélé, che sono poi ormai sempre convocati. Ma infatti è un po' il rischio, per carità, va tutto bene, fino a quando facciamo fare esperienza ai ragazzi nella prima squadra è ottimo, però c'è un po' il rischio di non far giocare in modo compiuto i ragazzi aggregati, perché non si possono bruciare, e di depotenziare questa squadra primavera, che comunque sta andando bene, ma potrebbe andare ancora meglio, quindi arrivare a dei risultati importanti. Bisognerebbe trovare una sintesi di queste due cose. Io continuo a dire, l'ho detto già la scorsa puntata, che sarebbe molto interessante se si ripristinassero le gare del giovedì tra la prima squadra e la primavera, in maniera da poter far girare tutti i giocatori, da poterli comunque vedere, visionare, provare anche tra la squadra dei grandi, tra virgolette, come si diceva una volta, e la squadra della primavera. Tra l'altro, Lucrezia, visto che tu, suppongo che avrai parecchi messaggi che ti saranno arrivati, perché io ho commesso un errore, probabilmente un po' sognando, un po' seguendo il desiderio, quando ho detto giochiamo l'ultima giornata con la Fiorentina, per cui sarebbe bello chiudere. Sicuramente gli spettatori più attenti, i telespettatori più attenti ti staranno scrivendo. In realtà, forse anche appunto in preda a un desiderio, mi sono sbagliato, perché in realtà finiremo con l'Inter, ma sarà la 36esima giornata, cioè due giornate prima, proprio il 21 di maggio, andremo a giocare a Torino con la Fiorentina, quindi comunque in quella domenica di maggio, a maggio c'è la ricorrenza del Grande Torino, si festeggerà lo scudetto, quindi è comunque un mese granata, un mese Toro, sarà bello comunque a due giornate dal termine poter giocare contro i Viola. Lo dico soltanto perché magari i più attenti, certo, avranno segnalato questa cosa. I nostri telespettatori sono molto attenti e ci ricordano che da un po' che questo campionato è un po' cambiato, perché non ci sono le sfide pari tra girone d'andata e girone di ritorno, infatti ce l'hanno ricordato. Sono molto contenti anche della primavera del Toro, che qualcuno scrive anche finalmente una primavera che ci dà soddisfazioni. Peccato che non si giochi però al Philadelphia, Matteo. Assolutamente un peccato, perché poi, come faceva vedere la grafica, c'era giustamente un Toro indicato, un Toro Fiorentina di finale di Coppa Italia primavera, quello si giocò al esattamente, perfetta la regia, si giocò allo stadio primavera, fu una finale di Coppa Italia, eravamo a vederla, e segnò Vlahovic in quell'occasione lì, corsi e ricorsi storici su rigore procurato da Singo a fine primo tempo. Il Toro perde 2-1 con la partita in casa al Philadelphia. Peccato, perché poi con la sconfitta di 2-0 a Firenze non riesce a vincere quella Coppa Italia. Sì. E quindi peccato per quel risultato lì. Quel Toro comunque riesce poi a portare Singo in prima squadra, riesce a lanciare qualche giovane che non sono fermati al Toro ma sono andati in giro, i vari Millico, Edera, eccetera eccetera. Speriamo quest'anno si possa arrivare a far bene in Coppa Italia. Adesso il 25 si gioca col Genoa per l'accesso, sì, alle semifinali, e può essere un obiettivo, esattamente come
per la prima squadra. Sono molto ravvicinate le due gare, sia per una squadra che per una vera, per l'accesso alle semifinali. Speriamo possano andare entrambi in porto. Hai fatto dei nomi interessanti sui giovani che sono cresciuti nel vivaio Granata, uno anche quello di Simone Edera, che potrebbe partire però anche in questa sessione di mercato, perché purtroppo non ha trovato lo spazio che merita o che vuole, diciamo, qui in Serie A. Potrebbe anche andare all'estero. Tra l'altro lui, ricordiamo, è stato reduce da un infortunio molto grave che si è procurato nel periodo in cui era a Reggio Calabria giocando con la Regina. Sicuramente uno stop molto lungo che per un giovane purtroppo è difficile da superare, vero Matteo? Assolutamente sì, è un giovane a cui gli auguriamo il meglio, ha sempre vissuto il settore giovane del Toro, è un esterno alto, gli piace puntare l'uomo, rientrare. Purtroppo questo tipo di giocatore nel canovaccio tattico di Juric c'entra poco, c'entra sì, quasi nulla. Juric non prevede l'esterno alto che rientra e gioca, non gli ha quasi mai fatto vedere il campo, l'ha sempre confinato, quindi non, peccato per questi anni, alla sua età è molto grave perderli, non giocare eccetera eccetera, al di là poi dell'infortunio, quindi gli auguro il meglio lontano da Torino per affermarsi e per fare molto bene, e perché no, magari un giorno tornare a Torino e farci sognare tutti quanti. Simone Edera è uno di quei giocatori che è cresciuto in via Filadelfia nel settore giovanile, è cresciuto con altri giovani come ad esempio Alessandro Buongiorno, come Vincenzo Millico, ma siamo stati proprio da Claudio, il tifoso che abbiamo già intervistato poco fa, che ci ha raccontato della partita tra Fiorentina e Torino di Coppa Italia del 2019 della primavera, dove c'era anche Nicola Rauti, un altro giovane che è in giro per l'Italia ma che ricordiamo molto bene, e racconta all'interno del suo locale un po' di emozioni, perché lui è stato uno di quei personaggi che ha cresciuto diversi talenti diventati poi importanti per la storia del Toro, ma non solo. Vediamo la clip. Chiedo un ricordo legato alla Coppa Italia Primavera, perché vedo che qui hai tantissime immagini dei ragazzi, anche autografate, quindi sicuramente vengono a trovarti. Un ricordo di quella finale contro la Fiorentina del 2019 con un gol di Rauti, però poi l'abbiamo persa. Bene, sì, è un ricordo ancora vivo, perché l'anno prima noi avevamo vinto la Coppa Italia, avevamo fatto un ottimo campionato, insomma un'ottima primavera, e abbiamo fatto qua al Filadelfia la finale di ritorno, perché all'andata avevamo perso 2-0 a Firenze, c'è stato il ritorno qua e purtroppo mancava anche il nostro Vincenzo Millico, attaccante, però è stata una bella finale, anche se abbiamo perso con... Il primo gol che ha fatto la Fiorentina, se non sbaglio, era di Vlahovic, poi c'è stato il pareggio di Nicola Rauti, grande Nicola, e poi al 90esimo c'è stato il 2-1. Abbiamo perso, mi spiace che abbiamo perso, perché meritavamo, per tutto come era andato l'anno calcistico, però insomma i nostri gemellati hanno vinto loro, insomma è stata una sconfitta un po' meno amara per questo. Claudio la definisse una sconfitta un po' meno amara, però Matteo, tu che eri allo stadio Filadelfia quel giorno e c'ero anche io, mi ricordo un po' della sfida, tanto rammarico un po' per il risultato. Assolutamente, il Toro viaggiava, quel toro primavera era bello da vedere, era gradevole, poi giocare al Filadelfia, c'era sia la curva piena sia la zona appunto della tribuna, c'era questo incitamento, c'era questa voglia nel doppio confronto, no, tra andata e ritorno, di portare un trofeo a Torino, di vedere un bel calcio, di vedere giovani che poi sarebbero stati, si sperava, professionisti di alto livello. Il Toro in quei giorni non è riuscito poi a raccogliere tantissimi. Rauti fatica alla spalla, gioca e non gioca, spesso in panchina, se entra fa 15-20 minuti, vediamo la grafica perfetta. Millico ha avuto un po' problemi ovunque girato, adesso a Cagliari non gioca tantissimo, quindi non abbiamo però raccolto tanti quei giovani, peccato, perché la finale sicuramente, come dice il nostro amico, è meglio aver perso, diciamo, con la Fiorentina piuttosto che con un'altra squadra, questo senza dubbio. E anche meglio aver perso con un gol di Vlahovic che indossa la maglia viola e non la maglia bianconera. Assolutamente. No? Vittore, tu hai dei ricordi delle partite del Toro al Filadelfia e del Toro Primavera? Ma ecco, anche perché... sì, i miei ricordi arrivano e sono dello stadio prima della modifica, prima dell'abbattimento, ripeto, quando i famosi giovedì, quella primavera, la primavera di Vatta, la primavera della primavera del settore giovanile del Cozzolino, cioè ricordo dei giovanissimi regionali di Naretto, ricordo questa squadra giocare, allenarsi con la prima squadra, ma è una cosa importante che voglio significare.
dov'è il senso di appartenenza? Che non tutti sanno che fino alla morte del Toro, diciamo così, del 2005 e anche qualche anno prima, i principali tecnici del Torino giovanile, diciamo così, dalle certo. giovanili, erano tutti ex giocatori o comunque persone legate al post Superga, quindi giovanili del post Superga, primavera del post Superga, facciamo dei nomi, Naretto ad esempio uno per tutti, grandi tecnici che trasmettevano anche il senso di appartenenza e trasmettevano i ricordi. Oggi è diventato tutto di plastica. Qui non c'è tempo, bisognerebbe, ci potrebbe essere una puntata a parlare di questo, sulla riforma, una squadra di calcio che volesse avere il settore giovanile, proprio una riforma di un settore giovanile che deve crescere dei ragazzi, uomini, persone preparate nella vita, nel calcio e nello studio, e che devono smetterla di essere principalmente uomini social, ma diventare calciatori e uomini sul campo. Noi Vittorio ci dedichiamo ampiamente alla primavera del Toro, ma c'è qualche figura all'interno del settore giovanile che comunque incarna lo spirito del Toro, ti assicuro, perché nell'Under 18 di Antonino Asta, diciamo, il gruppo che allena questi ragazzi è formato da lui, che sicuramente è una grande bandiera per tutti i tifosi, e dal suo mister in seconda, che è il figlio di Giacomo Ferri, Andrea Ferri, che sicuramente possono trasmettere qualcosa a questi ragazzi, anche e soprattutto a chi viene da fuori, che riguarda proprio la passione e ciò che rappresenta indossare la maglia granata. Ecco, diciamo che per completezza assolutamente sì, e questo è molto, molto bello, Asta lo ricordiamo, per simpatia nei confronti del padre, una bandiera, assolutamente un'icona, lo diciamo, Giacomo picchia per noi, Giacomo Ferri, voglio dire, è stato il precursore poi dei Pasquale Bruno e tutti gli altri, voglio dire, tanta roba per quelli che intendevano quel calcio, cioè vedere le maglie granate in campo a zannare, però appunto ricordiamoci e pensiamo dei giocatori di primavera, cioè quindi una tragedia come quella del Grande Torino, giocatori, ragazzi giovani del post Superga che hanno fatto la loro carriera eccetera, a tornare a incarnare un determinato spirito. Poi certo che gli Antonino Asta, gente che ha respirato Toro, può portare Toro. In questo caso parliamo di due soggetti, due allenatori, due persone all'interno del Toro. Il pensiero mio è proprio di rivedere il settore giovanile secondo queste impostazioni, e poi in generale il mondo dei ragazzi e dei giovani deve cercare di uscire dalla logica dei procuratori, dalla logica della muscolarità, del gioco su basato sul fisico, e tornare a insegnare ai bambini i fondamentali, la partita secondo il gioco e non secondo la tattica, non secondo il risultato. Cioè bisogna da giovani, da piccoli, partire per giocare e non finalizzare tutto a un risultato inutile. Certo. Il risultato verrà poi e ci sarà quando si arriverà ad essere adulti, voglio dire, ma insegniamo a fare i calciatori gli uomini, poi dopo tutto il resto sarà. Certo, quello è un lavoro di cui si occupa sicuramente molto bene Silvano Benedetti, che è responsabile della scuola calcio. Tra l'altro da casa mi scrivono anche che abbiamo dimenticato che all'interno del gruppo degli allenatori del settore giovanile c'è anche il figlio di Zaccarelli, Edoardo, che anche lui appunto sicuramente è una bandiera granata che può portare qualcosa dello spirito del Toro. Tra l'altro la primavera, l'abbiamo ricordato ma è importante dirlo, quest'anno torna al torneo di Viareggio. Quanto, Matteo, Beh. È stato, diciamo, è mancato un po' il Torino all'interno del Viareggio del 2022, questo pesa un po' forse per la squadra e per la società, anche che è una squadra che comunque c'è sempre da anni ormai a Viareggio. Assolutamente, è mancato al Toro, alla società, ma è mancato anche a Viareggio, secondo me, non poter avere una squadra come il Torino, come la primavera del Torino, tra le proprie compagini che si davano battaglia. Sicuramente importante tornare quest'anno, perché il Toro quest'anno ha una squadra ancora più degli ultimi anni, bella, divertente, cattiva, forte il termine che le racchiude tutte, quindi poter provare, perché no, su un palcoscenico internazionale dove ti guardano tutti, oltre a lanciare giovani, oltre a mettere in mostra i tuoi giovani, soprattutto poter provare a vincere, perché no, perché quest'anno il Toro fa battaglia con tutte le squadre del campionato primavera
di Serie A fa battaglia da pari, se non gioco superiore. Poi c'è una partita dove mi viene in mente il derby, lo perdi sì. 4-3, ma 3-1 dominavi. Se fosse finita 5-1 che la perdi dall'altro non dovrei recriminare nulla. Con la Roma sei inferiore, è vero, ma sulla partita secca te la puoi giocare, quindi all'estero sei superiore a molte squadre, quindi il Toro è giusto che quest'anno vada a farsi un Viareggio convinto, carico da squadra che può lottare per arrivare fino in fondo e alzare il trofeo. Allora Vittorio, speriamo che il Toro prima squadra riesca anche in questa sessione di mercato a colmare un po' i vuoti che ha Juric con i giocatori che richiede, e soprattutto che la primavera possa andare a Viareggio completa con tutti i suoi innesti che sono utili per cercare di vincere magari anche questo trofeo che sarebbe importante da mettere in bacheca. Sì, ecco, fammi dire che quella sconfitta nel derby, folle, assolutamente folle, fuori da ogni logica, può essere un toccasana, un'esperienza per questi ragazzi, e capire che non è mai finita, perché quella partita l'ho vista e sembrava quasi che si fosse staccato la spina a un certo punto, qualche sostituzione a cambiare la formazione, era già vinta, sembrava fosse già vinta, in realtà è successo il patatrà che alcune volte ha fatto godere noi in Serie A, e invece in questo caso è capitato a noi. Beh, direi il torneo di Viareggio, beh, il Toro è il suo posto, il Toro deve stare là. Io ricordo annate in cui il Torino un anno sì, un anno no, vinceva o si piazzava, quindi esatto. Era il pericolo pubblico del torneo di Viareggio. Voglio citare una persona che saluto, spero ci possa seguire o ci seguirà, Dante Bertoneri, che di quel magnifico Toro di Giacomini dell'82, il primo miracolo di un Torino in crisi nella gestione Pianelli, un giocatore che arrivava dalle giovanili, meriterebbe Dante di andare al Toro a fare da allenatore, da tecnico dei bambini, perché un giocatore del talento suo avrebbe e meriterebbe una cosa del genere. Grazie. Però ecco, Viareggio è il suo posto. Grazie Vittorio, che dobbiamo chiudere questa puntata. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi. Ringrazio Vittorio Gaetini, Matteo Possamai, che li grazie ritroveremo a te, grazie. Assolutamente. Ringrazio ancora Roberto Cavallo, Filippo Cappelli che è intervenuto da Firenze, i ragazzi di Toro News che ci hanno mandato un contributo utilissimo, e anche Depaz e tutti coloro della Biblioteca Granata, e Claudio che ovviamente è intervenuto con noi. Vi do appuntamento a venerdì prossimo per il prepartita alle 21, sempre qui su Gire Pivera TV. Vi aspetto.